Il mercato cittadino di Pesaro accoglie da oggi, martedì 20 febbraio, i produttori e venditori di prodotti agroalimentari, finora collocati ad alcuni metri di distanza dal San Decenzio. Un'idea dell'amministrazione comunale pesarese per dare un nuovo slancio all'amato appuntamento del martedì e valorizzare le realtà che lo compongono. Quando prendiamo decisioni, sono state prese insieme, come ho già detto, dallo scorso anno, insieme ad alcuni ambulanti, ma anche alle associazioni di categoria, c'è sempre la preoccupazione perché spostare un mercato era fondamentale. Fondamentale dare la giusta comunicazione ai cittadini e far sì che queste persone che lavorano all'interno del mercato possano avere più clienti. Il mercato del martedì aveva bisogno di una riqualificazione e finalmente ci siamo riusciti. Adesso ci sono delle piccole rifiniture che dobbiamo sicuramente aggiustare. Oggi è il primo giorno, però sono molto contenta e si vede anche alle mie spalle le persone che stanno partecipando al mercato. I 30 produttori e venditori di prodotti agroalimentari collocati nell'area retrostante il tribunale sono stati traslocati al San Decenzio insieme agli altri espositori del mercato. Uno spostamento seguito da passaggi tecnici, logistici e amministrativi. C'è stato un grandissimo lavoro e voglio ringraziare l'ufficio della viabilità, anche appunto nella persona dell'assessore Belloni con il quale ci siamo confrontati in questi mesi, la polizia municipale che ha fatto un ottimo lavoro e Pesaro Parcheggi, le attività economiche nella persona di Marina Vagnini, che sono 6 mesi che lavora appunto per risistemare, ricollocare tutte le bancarelle facendo in modo che ognuno abbia la propria visibilità, importante perché comunque parliamo di un mercato e quindi fondamentale anche che il proprio cliente facilmente ritrovi la sua bancarella. La nuova distribuzione degli ambulanti ha permesso di liberare vari posti auto. Quindi appunto abbiamo aumentato i parcheggi lato via Mirabelli e abbiamo aumentato i parcheggi lato centro, quindi una possibilità in più per i cittadini per recarsi al mercato. Come ho già detto, in estate lanceremo, come abbiamo fatto negli anni scorsi che ha funzionato, anche la navetta dei turisti che possano venire al mercato. Quindi ci sarà una navetta che parte dalla Baia Flaminia, costeggia tutto via le Trieste per arrivare poi al mercato cittadino. Un trasloco difficile caratterizzato da alcune polemiche, ammette il responsabile del mercato cittadino Valerio Tamburini. Oggi però gli ambulanti si sono detti soddisfatti e fiduciosi. È stato difficilissimo con migliaia di polemiche perché appunto spostare un mercato rende sempre la cosa col punto interrogativo, ma da quello che è il risultato e da quelli che è la gente, sicuramente la mossa strategica dell'assessore Franquellucci della Confesercenti dà modo a noi ambulanti di essere più tonici, più vivaci e lo vediamo alle mie spalle con tantissima gente, anche perché il posto, dai, non è male che siamo qui tutti insieme, anche con l'abbigliamento così, speriamo bene, speriamo, dai, come dicevo, come primo giorno adesso ancora diciamo ci vuole un po' di tempo sicuramente per tornare come eravamo messi nel mercato precedente. Diciamo un in bocca al lupo. Abbiamo la possibilità di fare clienti nuovi, persone che magari prima non riuscivano ad arrivare di là o per il peso o per altri motivi, quindi noi siamo positivi, ci crediamo, speriamo bene. Dunque è una mossa vincente? Sì, secondo noi sì.